soprannome? Zada. Maschione 97. No, sto scherzando. Scuola. Anni 20. 23. Cosa fai nella vita? Studio. Di giorno studio, di notte combatto la criminalità in calzamaglia. Quanto sei alto? 1,63. 1,92. Ma perché? Non è vero! 1,92 con le scarpe. Vabbè. Se potessi partire per un viaggio adesso, senza restrizioni, dove andresti? Sicuramente in America. Anche io, New York, per esattezza. Quale personaggio Disney ti rappresenta di più? Rapunzel. Mi rivedo un po' in Woody, di Toy Story. La raccomandazione che ti fanno sempre i tuoi genitori. Mi raccomando, non fare tardi. Stai attento alle valanghe. Perché qua nevica. Unità. Unità. 8 più 10 anni. Due aggettivi per descriverti. Solare e altruista. Indulgente e pragmatico. Da quanto tempo state insieme? Sono quasi 5 lunghi anni. Ma siamo arrivati circa mezz'ora fa. Chi è più geloso? Io. Lei. Il più smemorato? Io. Sempre lei. Il più preciso e pignolo? Lui, non ha nessun dubbio su questo. Io. Il più testardo? Lui. Io. Chi tra i due è più probabile che faccia una pazzia? Io. Lei, sì. Chi dei due si sottoporrebbe alla macchina della verità? Lui. No, assolutamente. Hai qualcosa da nascondere? No, ma allora, proprio per questo. Chi tra i due è più probabile che si faccia arrestare per una cosa stupida? Io. Lei per la pazzia di prima. Dicci un segreto dell'altro. Luca, quando era piccolo e doveva mangiare, se trovava un qualcosa di verde, tipo qualche, non so, tipo il basilico, il prezzemolo, nel piatto, si nascondeva sotto il tavolo e iniziava a urlare: allarme verde, allarme verde! Giada, quando prepara la pizza, mangia la passata di pomodoro cruda. Confermo. Un suo pregio? Infinitamente buono. Trasmette allegria. E un suo difetto? Molto, molto, molto orgoglioso. Si lamenta un po' troppo. Non è vero. Adesso vi farò qualche domanda sull'altro. Giada, qual è stato il primo sport che ha praticato Luca? Canottaggio. No, ho fatto nuoto per un anno. Vabbè, un anno. Che fa? Non conta. Luca, tre dolci per cui Giada impazzisce. Allora, torta cubana, profiterò e tiramisù. Giusto. Giada, Luca ha una cicatrice su un gomito, su quale dei due? Destro. Giusto. Luca, una cosa di cui lei ha paura? Del buio. Vero. Che taglia porta di pantaloni Luca? 46, 48. 48. Cosa fa commuovere Giada? I neonati. O le nascite? Sì. Chi è il suo scrittore preferito? Zafon. Il cartone animato preferito di Giada? Due fantagenitori. Ma che dici? Che fanno, non ho mai visto i tuoi fantagenitori? Che ne so. Ma questo è papilla. SpongeBob. Ma non è vero! Aspetta. Antaro! Antaro, è vero! Qual è il dolce preferito di Luca? Il babà. Vero? Una frase che Giada ti dice spesso. Decino.
non così tanto spesso come non perdere tempo. Quale parte del corpo non sopporta che gli tocchino le persone? Il naso. È vero. Se Giada potesse ascoltare solo due canzoni per il resto della vita, quali sarebbero? Ogni volta di Vasco Rossi. L'altro non la sai. No, non lo so. Luna di Gianni Togni. Guarda il mondo da un po'. Quella forse me l'hai detto una volta, vabbè. Una volta, te l'ho detto 27 volte, sì. Vabbè. Qual è la bibita preferita di Luca? L'aranciata. No, non l'aranciata, no, non l'aranciata, è il finotto. No, non si fa perché l'ho indovinata. Rifacciamo. Arbitro, l'ho indovinata. Qual è la cosa che ti riguarda che fa arrabbiare di più Giada? Tutto. Non lo so. Che brutta considerazione gli hai di me. No, solo quando mi dici le bugie, quando dici che fai una cosa e poi ne fai un'altra. Nome del pappagallo che aveva Luca quando era piccolo. Boh. Come boh, non lo sai? No, boh è il nome del tuo pappagallo da piccolo. Perché si chiamava boh? Fai sentire a tutti perché si chiamava boh. Perché veramente quando mi chiedevano come si chiama il tuo pappagallino, dicevo boh. Però si chiama veramente così. Un bambino un po' stupido. Come si chiamano i pupazzi con cui Giada dormiva la notte? Fred e Pippo. Giusto. Ok, abbiamo finito il quiz. Prima di salutarci, dici che cosa è per te A Volo a Volo. Beh, A Volo a Volo è un gruppo di amici dove ci confrontiamo, dove cresciamo insieme e dove soprattutto ci divertiamo. È un posto in cui crescere e imparare tante cose nuove. Copione. Fai un saluto A Volo a Volo a chi sta guardando da casa. Ciao a tutti e mi raccomando, se pensate che Luca sia stupido, mettete mi piace a questo video. Ciao a tutti! Non voglio non fare cosa A Volo a Volo.